tutti e oggi veramente volevo, oggi in questo video voglio veramente registrare qualcosa che sia veramente per tutti. Volevo chiarire un dubbio che magari a qualcuno di voi è venuto, magari sta scorrendo le pagine di YouTube o qualche ricerca per capire che cos'è in matematica e. La matematica usa qualche, in matematica esiste qualche simbolo letterale, cioè lettera e pi greco, che stanno ad indicare dei numeri che sono irrazionali. Ho già fatto un video su una carrellata su tutti i tipi di numeri naturali, relativi, eccetera. Quindi, se vabbè, volete sapere meglio che cosa significa un numero irrazionale, vedete questo video, il video su insiemi numerici. Però proprio brevissimissimissimissimissimissimamente un numero razionale è un numero che non è finito, quindi ha la virgola, però dopo la virgola c'è un numero infinito di cifre dopo la virgola, non ha un termine, non è un numero che nasce da una divisione di numeri interi il cui resto è 0, cioè 1,5 nasce dalla divisione 3 diviso 2, per esempio, che a un certo punto porta ad avere il resto 0. Il numero irrazionale non ha un numero finito di cifre, potete continuare ad aggiungerne una, avete un numero sempre più preciso che approssima meglio l'operazione che voi state facendo. E questo tipo di numero non è neanche periodico. Periodici chi sono? Quei numeri le cui cifre dopo la virgola si susseguono sempre con la stessa ripetizione, cioè 1,2 periodico. Cosa vuol dire? 1,22222 infinite volte. Invece non periodico è, per esempio, la radice di 2. Noi troviamo un numero che è al quadrato da 2, questo numero non è un numero che ha un numero finito di cifre, possiamo sempre approssimarlo al meglio. Se ci volessimo fermare, per esempio, la prima cifra decimale, diremmo che è 1,4. Lo vogliamo approssimare per eccesso, diremmo 1,5. Se vogliamo fermarci alla seconda cifra decimale, diremmo 1,41, approssimato per eccesso 1,42, ma potremmo andare avanti, pretendere sempre di più, approssimiamo la terza, approssimiamo la quarta, non arriveremo mai a scrivere un numero finito che è al quadrato da con precisione estrema 2. Allora, la E in questo video volevo specificare cos'è il pi greco, per esempio, un altro numero irrazionale. Il pi greco rappresenta il rapporto che c'è in una qualsiasi circonferenza tra la lunghezza della circonferenza e il diametro. E veniamo alla E. La E è un'operazione invece un pochino più complessa, è difficile spiegarla, per esempio, comunque a dei ragazzini di prima e seconda, perché comunque in prima e seconda non fanno i limiti, però in questo video cercherò lo stesso di presentarvi questo E. Anche se magari il concetto di limite, limite è un'operazione fatta su delle funzioni, cerchiamo lo stesso di capire lo stesso il significato di questa E. Quindi questo video è rivolto ai curiosi. Mi è capitato di leggere un testo in cui a un certo punto esce fuori il logaritmo in base E, e cos'è questa E? Oppure E elevato, che cos'è questa E? Che cos'è questo numero? Cosa rappresenta? Ok, nello stesso video a chi ha un pochino più di esperienza risponderò anche che cos'è il limite fondamentale, però non vi preoccupate, cioè potete capire la cosa anche se non avete mai il concetto di limite. Allora, quindi facciamo la mia. Ok, allora, vabbè, innanzitutto facciamo sempre la mia lavagna. Allora, innanzitutto prendiamo in considerazione una funzione. Se non avete ancora visto i video sulle mie funzioni, sappiate che la funzione è corrispondenza tra una x e una y. Per esempio, se io questa corrispondenza la costruissi così, data la y come la calcolo? Prendendo il valore di x, metterlo qui a denominatore, fare 1 fratto quel numero, sommarli 1 e tutto il risultato elevarlo alla x stessa. Per esempio, se la mia x fosse 1, la mia y quanto varrà? 1 più 1
1, 1 fratto 1 fa 1, elevato alla 1 fa 2, 2 alla 1 fa 2. Con x uguale a 2 cosa verrebbe? Verrebbe 1 più 1 mezzo che fa 1 più 1 mezzo fanno 3 mezzi, 3 mezzi alla seconda, quanto fa 3 mezzi alla seconda? 9 quarti, 9 quarti è un 2, eccetera, eccetera, 2, qualcosa. Questo è il concetto di funzione. Il limite per x che tende, facciamo più infinito, è il secondo limite fondamentale dell'analisi, di 1 più 1 fratto x alla x. Cosa varrebbe? Allora, il limite cosa vuol dire per chi non è proprio digiuno di queste cose? Va andare a vedere dove va a finire questa funzione nel momento in cui al posto di x metto dei valori via via sempre più grandi, tendenti a più infinito. Allora, per chi ha un pochino di dimestichezza con i limiti, ho fatto già dei video su questa cosa, allora 1 più. Se io immagino di sostituire alla x l'infinito, 1 fratto un numero grandissimo diventa 0. È un teorema sui limiti. 1 fratto infinito come risultato dà 0 come limite, ovviamente. 1 fratto infinito non è un'operazione che potete fare con la calcolatrice. Voi immaginate di avere un chilo di torta da dividere tra tantissime persone, delle persone che tendono a un numero talmente grande che tende all'infinito, tendete a mangiare neanche una briciola. Tutto elevato all'infinito. Ok? Perché al posto di x sostituisco infinito. Tutto questo cosa viene? 1 più 0 fa 1, 1 l'infinito è chiamata una forma indeterminata. Nelle operazioni con i limiti ci sono delle forme indeterminate, cioè quando io sostituendo al posto della x il valore per cui voi state facendo andare a finire questa x, vi vengono delle situazioni tipo questa per cui non c'è un teorema che mi dice 1 elevato all'infinito dà tot. Perché l'1 come base e l'infinito come esponente sono due valori un pochino contrastanti tra di loro. Mi spiego meglio. 1 elevato a qualsiasi cosa, 1 alla prima, 1 alla seconda, 1 alla terza, eccetera, dà sempre 1. Un numero, soprattutto se questo numero è positivo, maggiore di 1, elevato all'infinito, cosa vorrebbe dire? N per 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 n va all'infinito. Immaginate 2 all'infinito, cosa vorrebbe dire? 2 per 2 per 2 infinite volte, 2 per 2 fa 4, per 2 fa 8, per 2 fa 16, per 2 fa 32. E se questo esponente lo tendiamo all'infinito, il risultato è infinito. Quindi, come vedete, se voi considerate più importante la base vi dice, quando la base è 1, il risultato è 1. Se consideraste più importante l'esponente, un numero all'infinito dà sempre infinito, un numero positivo, perché se è negativo la potenza continuerebbe a oscillare. Quindi immaginiamo un numero positivo tipo 2 maggiore di 1, ok? Anche perché se fosse minore di 1, un mezzo all'infinito verrebbe tendente a 0. Quindi immaginate un numero maggiore di 1. Sono due quindi situazioni contrastanti, quindi una forma indeterminata. Allora, ci sono due limiti che sono fondamentali. Il primo è di una funzione trigonometrica, semitrigonometrica, perché il numeratore è un sen x e il denominatore è una x. E questo limite è il secondo limite fondamentale. Io quando ho fatto matematica la dimostrazione di questo limite non l'ho fatta. Sui libri delle superiori non è detto. L'unica cosa che posso convincere ciascuno di voi a far vedere cosa fa questo limite, cosa tende questo limite, e quello che suggerisco sempre anche ai miei alunni, quello di costruire un bel foglio Excel dove facciamoli insieme, intanto imparate anche ad operare un attimino il foglio Excel. Qui mettete il valore delle x, 1, 2, 3, 4, poi ma perché non mi ha calcolato 3, 4, poi magari mettiamo qualche numero un pochino più grande, 10, poi magari 100, sarebbero i valori delle x, che li facciamo diventare sempre più grandi, 1000, eccetera, eccetera. Qui scriviamo la nostra funzione. La nostra funzione cos'è fatta? Allora, aperta tonda,
1 più 1 fratto x, chiusa tonda, elevato alla x. Questa è la nostra funzione. No, scusate, che deficiente. Allora, questa sarebbe la nostra funzione. Facciamo che ho fatto apposta, non che ho sbagliato. Al posto di x mettiamo il contenuto di questa casella. In questo momento la mia x varrà quello che c'è scritto in questa casella qui, 1. E al posto di questa x elevato alla x, idem, la mia x è il contenuto di questa casella. Ok, quindi questa funzione l'avevamo già calcolata prima, quando al posto di x c'è il contenuto di questa casella che è 1, la funzione varrà 2. Allora, cosa si fa normalmente con Excel? Si prende questo quadratino, lo si trascina giù, anzi lo preparo già anche in altri posti. E questo è il risultato man mano che voi con la x andate a sostituire al posto di 1, 2, 3, 4, 10, eccetera, eccetera. Vi metto qui dei valori ancora più grossi, ho messo 1000, mettiamo 10.000, mettiamo un altro numero ancora più grosso, non so quanti zeri ho messo un bel po', mettiamo anche 999999999, mettiamo, ah no, non me lo prende questo perché la casella probabilmente è impostata per avere un numero di cifre e poi ne mettiamo ancora uno, metto spero una cifra in più. Ok, basta. Allora, vedete il valore della funzione man mano che con le x vado a sostituire dei numeri che via via, ah, non me l'aveva preso l'ultimo, l'ha scritto come forma esponenziale. Dei numeri al posto di x sempre più grandi. Allora, esaminiamo che risultato mi dà. Parte da un 2, se voi guardate viene un numero che via via cresce, ma mentre all'inizio c'è un incremento che è magari di 0,25, poi questo incremento scende sempre di più, da 2,25 a 2,37, cioè di 12 decimali. Poi di un po' meno, da 2,37 eccetera eccetera a 2,44, quanti decimali sono? Sono 7 decimali. Poi da 2,44 a 2,59, cioè è cresciuto. C'è un certo punto, quando ho messo il 1000, che è diventato 2,716. Poi questo numero, non sto vedendo quante cifre ho messo, 2,718. Ecco, vedete che da qui in poi il 2,718 non si smuove più, cioè c'è un certo punto che la prima cifra decimale 7 è diventata 7 e non è più cambiata. Poi l'1 a un certo punto non è più cambiato, poi anche la terza cifra 8 da un certo punto in poi è rimasta sempre 8 e poi anche l'altra, il 2,8, il 2,82, eccetera, eccetera. Cioè questo risultato diventa sempre più vicino al numero che viene chiamato E, che è quindi chi è RE, il risultato di quel limite, quella funzione quando x si va verso l'infinito si avvicina a questo numero che è un 2,7188, poi da 2 è diventato un 5, se 2, perché diventa sempre più grande questo numero, si approssima meglio diventando più grande ma vicino a questa E, 2,71, quindi chi è questa E? Il limite estremo, il numero cui non arriverà mai a diventare proprio quello della funzione che vi ho detto prima, della funzione 1 più 1 fratto x elevato alla x. Questo è il significato di E. Cosa serve la E? La E è appunto il risultato di questa funzione che è un limite, che è una funzione di cui appunto questo limite viene chiamato, ve l'ho detto, il limite fondamentale, no? Di questa. Ci sono due limiti fondamentali in analisi, ve l'ho detto prima, uno dei due è questo qui e il secondo, da questo poi ne derivano altri, ci sono altri limiti fondamentali che derivano da questo, dimostrando questo poi se ne associano altri e quindi questa E è quello e questo. Tra l'altro questa E permette di fare lo studio di alcune funzioni, quelle logaritmiche e quelle esponenziali in una maniera più, chiamiamola più spiccia, chiamiamola così, perché per esempio la derivata della funzione logaritmo in base e, se io metto come la base del logaritmo e della funzione logaritmo in base e di x, la derivata è 1 fratto x. Se
se considerassi la funzione e alla x, la sua derivata è e alla x, e quindi anche l'integrale di e alla x è e alla x, c'è cioè la famosa barzelletta che io non mi ricordo mai, la funzione che non si diverte perché non si integra, non mi ricordo più, è la e alla x in pratica. Mentre se come base mettete una base diversa, la banale base 10, la derivata, non, per carità, non è una cosa difficilissima, la derivata rimane anche quella 10 elevato alla x, però poi c'è un fattore moltiplicativo, il logaritmo in base di 10, e insomma rompe un po' magari le scatole questo fattore moltiplicativo. Ecco perché in quarta gli studenti preferiscono a un certo punto avere le basi dei logaritmi e le basi delle esponenziali. La base E, perché diventano un po' più carine da derivare e anche integrare, quindi. Ecco, vi ho spiegato tutto su questo numero E, quindi magari se vi è capitato, se state studiando magari le scale logaritmiche e vi viene fuori E, dite, ma che cos'è questa E? Una lettera? No, vi è in aiuto il mio video. E mi raccomando, se vi è piaciuto, se vi siete ritenuto, l'avete ritenuto utile, se ritenete utile questo mio servizio, cliccatemi il tasto campanella. E con questa raccomandazione vi saluto e ripeto, cliccate campanella. Ciao.